col vice ministro dell'economia Massimo Garavaglia, che ringraziamo per essere con noi stamani in apertura di Radio Anch'io. Vice ministro, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Lega. Vice ministro, che si è deciso? Lei che ha capito, ovviamente ha capito molto più di quello che ho capito io leggendo i giornali, anche perché sta dentro al governo e conosce molto meglio di me ciò che si muove, ciò che si decide. E però c'è un po' di incertezza nell'interpretazione e della conferenza stampa e del vertice di ieri sera. Che cosa si è deciso? Ma innanzitutto non c'è nessuno scontro sull'IVA, perché come ha detto giustamente Tria nell'intervista che ha fatto sul Sole proprio ieri, non c'è intenzione di toccare l'IVA, al netto di qualche piccolo aggiustamento, quindi su quel tema tutto tranquillo. Vice ministro, poi la lascio continuare, però anche qui sui giornali, parole del sottosegretario Giorgetti, in realtà un'apertura alle richieste di Bruxelles, almeno prima del vertice di maggioranza, era stata esplicitata, cioè l'ipotesi che invece ci fosse un aumento dell'IVA non era stato del tutto esclusa da Giorgetti, poi rettificata anche su quello che da quello che leggiamo sui giornali, insomma, secondando quello che ci sta dicendo lei, quindi lei tende a escludere un aumento dell'IVA, non c'è stato scontro su questo, ci sta dicendo. Sì, c'è anche stato un pronunciamento del Parlamento, una risoluzione in tal senso, quindi il Parlamento è sovrano, ma oltretutto nell'incontro che c'è stato, nel vertice che c'è stato, ma anche le parole poi del ministro Tria, che sono quelle che quello che poi decide se alla fine se una cosa si fa o meno, sono chiarissime, quindi questo punto è chiaro, al netto appunto di qualche piccolo aggiustamento. L'altra questione è giustamente dare un quadro di certezza, di certezza non solo in termini di risorse ma anche in termini di tempistica. Il lavoro che si sta facendo al MEF, d'intesa con i vice premier e il resto del governo e il premier ovviamente, è proprio quello di dare un quadro certo delle misure previste nel contratto, sia in termini di risorse e quindi di coperture e di rispetto di una progressiva riduzione del deficit, sia di avvio di tutte le riforme previste, dalla flat tax al reddito di cittadinanza alla pace fiscale che si fa senz'altro. Perché vice ministro, di nuovo anche qui un po' di chiarezza per gli ascoltatori, il MEF è il Ministero dell'Economia, ovviamente, per chi non lo sappia, però soltanto perché chiamiamole promesse, ma gli impegni sottoscritti nel contratto prevedono un esborso per le finanze dello Stato notevole in termini di decine di miliardi, quei miliardi vanno trovati, ci vogliono le coperture, questo è il punto vero, anche non solo politico, economico, no? No, il tema appunto è quello di quantificare bene le misure e dargli anche una cadenza temporale. La cosa peggiore è lasciare un'incertezza. Bisogna avere un quadro certo, la tempistica riguarda la legislatura, i 5 anni, e si sa che le cose si possono fare con gradualità ma con fermezza, cioè si fanno. Questo è il messaggio chiave. Per esempio flat tax. Flat tax si può tranquillamente fare, si deve fare. Si inizia con delle misure, ma si dà già subito l'idea di dove si vuole arrivare e anche il cronoprogramma, questo è il punto. Però, vice ministro, cito testuale il suo ministro Tria, possiamo realizzare flat tax e reddito di cittadinanza solo se duriamo una legislatura, cioè ci vogliono 5 anni. Ieri, da quello che ho capito leggendo stamani i giornali, sentendo i colleghi e leggendo le agenzie, si è anche detto via gli 80 euro del cosiddetto bonus Renzi per cominciare a finanziare il reddito di cittadinanza, corretto? Allora, è corretto, ma chiariamolo, lì c'è un errore di fondo. Gli 80 euro sono stati fatti come esborso, come spesa, anziché come riduzione fiscale. Questo è un errore di fondo dal nostro punto di vista. In realtà l'unico obiettivo era far uscire bonus Renzi sul cedolino. Se facevi riduzione fiscale non usciva bonus Renzi sul cedolino. Però non ci sembra un grande obiettivo questo. È molto meglio avere una riduzione strutturale delle tasse piuttosto che un bonus che resta sempre appeso.
riduzione strutturale delle tasse, anche su questo mi pare che ciò che si legge sui giornali faccia capire che c'è prudenza all'interno del governo. E mi sembra, cito Messaggero e Sole 24 Ore, che si punterà su tagli alle detrazioni, esclusione, cancellazione di una serie di detrazioni fiscali, in particolare spese sanitarie, carichi di famiglia, recupero patrimonio edilizio. Potrebbe essere quella una delle strade, viceministro Garavaglia? Allora, quelle che cita sono alcune delle cosiddette tax expenditures, sì, cioè delle detrazioni che ci sono sia per famiglie sia per imprese, e sono tantissime. Ce ne sono di più o meno intelligenti, di più o meno importanti in termini di mancato gettito. Il punto è, a fronte di una rivoluzione, perché la flat tax è una rivoluzione, ha senso mantenere tutte quelle tax expenditures? Anche il Presidente del Consiglio ieri, nel frattempo credo sia ricaduta la linea di Garavaglia, anche il Presidente del Consiglio ha insistito molto su questo punto quando gli è stata rivolta la domanda sulla copertura e sulle risorse. C'è un'ultima domanda che vorrei fare al Vice Ministro Massimo Garavaglia. Per voi, da quello che capisco dalle sue parole anche stamane a Radio Anch'io, Garavaglia, la flat tax è veramente essenziale? Cioè su questo vi giocate in qualche modo anche l'alleanza e il governo, Garavaglia? Sì, la flat tax è fondamentale per far ripartire le imprese, per far ripartire il paese, per dare un clima di fiducia, ma è altrettanto importante far ripartire il PIL. Insomma, non ce l'ha ordinato il dottore di essere per sempre gli ultimi come crescita in Europa. Dobbiamo arrivare, non dico primi in classifica, ma almeno metà classifica. E qui il grande malato sono proprio gli investimenti pubblici. Su questo abbiamo, d'intesa col Ministro, attivato dei gruppi di lavoro, ma veramente molto operativi, perché il punto vero è far ripartire gli investimenti. Per esempio, certo Ornella da Milano ha appena scritto: riduzione delle tasse per i ricchi togliendo gli 80 euro ai medio-bassi redditi. Ma no, ma si fa finta di non capire, non si tolgono gli 80 euro, vengono messi come riduzione fiscale anziché come esborso, è la stessa cosa. E quindi non è proprio così, e anzi si avvia la flat tax proprio per i redditi più bassi, è l'esatto opposto. Però chiudendo sugli investimenti, per esempio facciamo una rivoluzione che riguarda gli enti locali, i comuni, che sono quelli che fanno il grosso degli investimenti pubblici, e dal primo di gennaio gli consentiamo di spendere l'avanzo. Sì, ma gli avete tolto i soldi sulle periferie, ad esempio? No, anche qui è la stessa cosa. Se uno ha l'avanzo libero può fare quello che vuole. Dopodiché anche lì l'obiettivo era di non lasciare i soldi fermi. Ricordiamo che oltre a dare gli avanzi abbiamo dato 1 miliardo alle regioni da girare in 2 anni ai comuni che li richiedono, quindi è un falso problema. Massimo Garavaglia, Vice Ministro dell'Economia, grazie per averci fornito degli elementi per leggere un po' meglio quello che è accaduto ieri, conferenza stampa di Giuseppe Conte.